L'intervento che io ho pensato per questo Salone del Mobile in relazione appunto a Brera Design District, si chiama Mom and Dad ed è un intervento di arte pubblica. Ho dei compagni di viaggio importantissimi in questa cosa, il curatore che è Nicola Ricciardi, i ragazzi di Studio Labo che sono stati presenti e hanno reso possibile assieme ai nostri sforzi, alle nostre energie questa cosa e Dispari Dispari che è un progetto di Reggio Emilia che ha proprio finanziato, prodotto la cosa, no? Ancora una volta essere presenti in uno spazio pubblico vuol dire non solo produrre delle sinergie umane, ma produrle prima, nella pre-produzione. Devono succedere tante cose perché poi tu possa mettere una cosa sola, non è più sufficiente vivere dell'idea, ma questa idea deve riuscire a entrare in dialogo con più realtà. Mom and Dad è un progetto che vive di due polarità. Diciamo che si manifesta principalmente con due volti, con due ritratti. Quello che ho fatto io è prendere due stereotipi, i più stereotipi possibili, più consumati in qualche modo possibili, ma che avessero comunque nonostante questo, mantenessero un'eleganza, ma dovevano essere proprio presenti nella memoria comune in maniera massiva, no? Per cui uno è un esempio di femminilità, cioè Nefertiti, che è, se vuoi, lo stereotipo proprio di quella femminilità elegante, bellissima, dove la donna è proprio presa per la sua bellezza, no? Per il suo saper apparire in maniera elegante in relazione, in contrasto con l'uomo invece. E dall'altra parte c'è Alessandro Magno, che è l'esempio, o un esempio possibile di conquistatore, di uomo. Ecco, questi stereotipi, come di fatto tutti gli stereotipi, non calzano. Non calzano e non funzionano soprattutto adesso, però era interessante per me intanto andare a prendere due stereotipi che avessero un rapporto dichiaratamente forte con la storia. Una storia, ripeto, quasi pop, perché sono due icone, esattamente come Madonna e cioè, sono proprio due icone, però in ogni caso sono due icone spostate nel tempo. Quello che mi interessava, una volta scelte queste due icone, questi due appunto stereotipi, era lavorare per piegarli, per piegarli anche proprio fisicamente e teoricamente, per renderli un pochino più reali, per farli scendere veramente a terra. È evidente che non funzionano e non calzano con una figura di uomo e di donna, minimamente, cioè non esistono poi probabilmente delle identità così marcatamente precise, anzi è proprio nella capacità di shiftare, di muoversi tra una e l'altra. Infatti quello che è successo è che io fisicamente ho piegato questi due stereotipi, questi che sono diventati da concetto bidimensionale, immagine, piegandoli sono diventati tridimensionali, producendo delle forme che staticamente stavano in piedi, quindi sono scesi nella realtà, sono diventati anche tridimensionali proprio a livello progettuale. Li ho accostati e questo ha prodotto due cose. Uno, uno spazio concavo, che è uno spazio aperto, comunque, che è aperto e concettualmente, teoricamente, ma fisicamente permette di ospitare una persona che, quale che sia poi l'intento poi di questa persona, ma lo permette, non lo prevede per forza, ma lo permette. Poi mi sono messo nella posizione di poter unire queste due polarità. Quindi quello che è venuto fuori è una specie di Giano bifronte, dove però le polarità in gioco, una positiva e una negativa, sta poi a te, spettatore, decidere quale, tanto non è importante, è proprio nella sinergia tra le due che si genera la struttura. Bene, queste polarità sono tante all'interno di questo lavoro, c'è uomo-donna, stereotipo e invece realtà, oriente-occidente, figurazione-astrazione, sono tutte contenute all'interno di quella forma. E la tua possibilità, molto semplicemente da spettatore, quindi da terzo punto, ma punto principale, di girare attorno a questa forma e di scegliere la gradazione di quanto vedo di donna, quanto vedo di uomo, quanto vedo di oriente, quanto vedo di occidente, quanta astrazione c'è, perché sono dei punti di vista dove non è puro colore e forma e non c'è nessuna figurazione. Quindi è un gioco proprio sulla tradizione anche della scultura e dell'opera in qualche misura.